meta è quasi deserta. Alle 4 del pomeriggio, quando incomincia l'estate, la gente non va in giro per le strade. In qualche ufficio si lavora già, gli altri se ne stanno a casa. Ma alle 4, mentre ancora le sdraio della casina dei pini sono vuote, in attesa del ponentino che più tardi mitigherà la temperatura, si rinnova tacitamente un appuntamento. Ennio, Gisella, Micia, Nano, Tommy, ragazzi e ragazze di 14, 15, 16 anni si ritrovano puntualmente. Un gruppo di amici come ce ne sono un po' dappertutto. La parte più importante della loro giornata incomincia adesso. Sono le ore della libertà. A casa mia non c'è nessuno, i miei se ne sono andati e torneranno questa sera tardi. Andiamo a ballare? Proprio quello che ci voleva. C'è uno con la chitarra, facciamo venire pure lui, anche se non è del gruppo. Ma non sono ancora tutti, manca Chloe. Basta però darle una voce e non mancherà come sempre all'appuntamento. Solo 5 minuti, il tempo di finire una lettera. Una lettera. Quante violazioni del segreto epistolare a proposito delle lettere dei ragazzi. In fondo è tutto per il loro bene. Gianni, anch'io ti ho amato e ti amo, ma non ti servo rancore, perché se pensi di aver trovato la felicità sono felice anch'io. Ti vorrei chiedere soltanto una cosa, che tu rimanessi mio amico. So che non sarà facile, ma credimi, questa amicizia mi aiuterà a sopportare tante cose. Nonostante tutto, auguro a te e a Silvana, per il bene che voglio a te e per l'amicizia che ho per lei, tutto il bene e la felicità di questo mondo, che senza dubbio non ti ho potuto dare io. Addio. P.S. Se c'è una persona che ti ha voluto tanto bene, sono soltanto io e voglio che tu lo sappia. Gioventù bruciata, Teddy Boys, chi non ha mai parlato dei giovani e chi non li ha mai giudicati, scagli la prima pietra. I giovani non sono più quelli di una volta, il cinema, la televisione, i rotocalchi, il jazz nuociono alla loro educazione. I giovani sono come quelli di una volta. Cambiano i tempi, ci sono delle novità, il comportamento esteriore è diverso, ma essi restano in sostanza dei giovani come tutti i giovani di sempre. I giovani sono migliori di quelli di una volta. Il cinema, i giornali, la radio e la televisione concorrono ad arricchire la loro formazione e finisce che ne sanno di più e meglio dei giovani di un tempo. Quando gli adulti si mettono a discutere seriamente di queste cose, può capitare che la non facile scoperta della verità si complichi tra le ombre dei dubbi, dei pareri e dei giudizi contrastanti. Be mine again, my life, are you? Your eyes, your name, your charms, so wonderful. Forse non ci preoccuperemmo tanto se guardassimo i giovani più da vicino. Ci accorgeremmo che sfuggono ad ogni giudizio più generale. Vanno considerati persona per persona, anche quando sono ancora lontani dalla maturità. Le eccezioni, i casi limite, come ben si sa, non fanno regola neppure in grammatica. Tantomeno a proposito di quelle incerte caratteristiche che preludono alla formazione di una nuova persona. La gioventù bruciata come categoria, in fondo, non esiste. Tommy, Ennio, Mario, Gisella, Lida, Graziella non accettano di essere incasellati nelle formule del calcolo statistico. Thank you.
poi ci si volesse meravigliare di certi balli moderni, magari gridando allo scandalo, allora è proprio il caso di ricordare che 40 anni fa il tango di scalpore ne fece altrettanto, se non di più, e con un maggior numero di ragioni. Oggi possiamo dire che quello scalpore era ingiustificato. Esiste però un problema tutto proprio dei giovani, un problema di cui si parla poco o niente, quello di essere più grandi della loro età. In altre parole, quello di sfuggire un periodo ingrato e difficile. Ingrato e difficile anche perché gli adulti glielo fanno spesso pesare. Il problema, insomma, di invecchiare, e per risolvere il quale anche una singola giornata sembra sempre troppo lunga. Allora, per accelerare i tempi, non c'è che una cosa: copiare i più grandi, secondo come si crede che si comportino per quanto si è visto al cinema, alla TV o sui giornali. Il gioco dei giovani a essere più grandi della loro età, quando sono insieme e può capitare che si ritrovino a volte meglio che nella loro stessa famiglia, è in fondo un gioco molto triste. È però un passaggio obbligato. Ma come si fa a spiegare loro che a invecchiare c'è sempre tempo e che non sempre i grandi si comportano bene?
Thank you.